Oggi sfattiamo i miti su quello che viene comunemente chiamato acido lattico, poi vedremo perché ho sottolineato comunemente, potevo dire anche spesso erroneamente, e sarà importante perché per molti o alcuni di voi cadranno alcune consapevolezze consolidate nel tempo, ma per altri magari no. E comunque la cosa bella è che le ricerche si continuano a seguire nel tempo, poi da quando viene fatto uno o più ricerche a quando arrivano, come dire, nella consapevolezza comune, spesso passano decenni, questo non solo nella scienza dello sport ma in tutte le scienze. Però è bello vedere che c'è evoluzione, anche perché questo poi dopo ha una caduta diretta sui nostri allenamenti. La cosa importante è di ricordarvi questo aspetto di cui vi parlo ad oggi. La parola d'ordine è sempre equilibrio. Qualsiasi cosa noi facciamo, dobbiamo essere o ritrovare una situazione di equilibrio. Mi spiego. Mi alleno, mi affatico, il nostro corpo per l'omeostasi ricerca una nuova condizione, ricerca l'equilibrio e ci riporta in una nuova condizione, quindi il fenomeno della supercompensazione non è tema di oggi, ma comunque il punto è che ricerca, dopo che noi l'abbiamo stressato, una situazione di equilibrio. C'è un affaticamento muscolare, il nostro corpo ricerca una situazione, come dire, di sicurezza e di equilibrio. Durante le prestazioni sportive, per rendere al meglio, noi dobbiamo mantenere un equilibrio come idrosalino, un equilibrio energetico. L'equilibrio c'è sempre. Quando vado ad allenare i miei atleti, vado a stressarli, ma anche a fare fasi di recupero per ritrovare una nuova condizione di equilibrio. Se riprendo da un infortunio, devo essere graduale e progressivo per trovare nuovi equilibri, ma farlo sempre in situazioni di equilibrio. Potevo chiamarlo equilibrio questo video? Sì, ne farò un altro che chiamerò equilibrio, in cui risottolineerò questi aspetti. Questo però è legato a tutte le cose che diremo oggi. Allora, primo punto sull'acido lattico. L'acido lattico nel nostro organismo non c'è quasi mai, ma in realtà è presente nella sua forma scissa, lattato e ione idrogeno, quindi l'H col più. Che cosa succede? Succede che noi siamo abituati a pensare, anche da un modello tradizionale di fisiologia dello sport, che l'acido lattico è un fattore limitante per l'attività muscolare al crescere della sua presenza all'interno dei muscoli. In realtà il vero fattore limitante, e poi vedremo anche con delle note a margine, è l'ambiente acido che si crea con il crescere degli ioni idrogeno. Nei diversi cicli energetici che ci permettono di produrre energia per praticare attività fisica, abbiamo una crescita del lattato e degli ioni idrogeno e si crea un ambiente acido che diventa un fattore limitante. Questo è il primo aspetto, quindi lattato, è più corretto parlare di lattato e non di acido lattico, il fattore limitante è l'ambiente acido che mi vanno a creare gli ioni idrogeno. Punto 2. L'acido lattico, questo cattivone che noi tanto accusiamo, non vogliamo, cerchiamo di sfuggire, di scappare, oddio è arrivato l'acido lattico, per colpa dell'acido lattico non riesco a fare un sacco di cose. In realtà il lattato è un combustibile. Se andiamo addirittura a prendere le ricerche, che ormai hanno più di 20 anni, cioè le prime, hanno più di 30, di Brooks, uno scienziato americano, ci fa vedere come il lattato, addirittura per Brooks, per alcune ricerche che ha fatto, sia il primo combustibile anche del glicogeno. È riutilizzato dalle nostre fibre muscolari più lenti, dai suoi mitocondri, come carburante. Non vado nel dettaglio. Punto 3. Il fatto dell'ambiente acido è un fattore limitante, ma in maniera indiretta. Qualsiasi attività che io faccia, anche solo aprire e chiudere le mani, da chi è comandata? Parte da qui, dall'impulso, cioè un motor neurone legato a fasci muscolari, ma è sempre da diverse zone del cervello, la corteccia, eccetera, che partono gli impulsi per l'attività muscolare.
E come partono gli impulsi, diciamo, positivi, quello che me la fanno fare, partono anche i fattori limitanti. Non è che da qui io do l'impulso del movimento e dalle gambe che sono stanche do l'impulso della frenata, ok? Quindi non è il muscolo che dice non ce la faccio più, quindi il cervello magari gli dice vai, ma lui non risponde. È diverso. La situazione che il nostro... Qui entrano le ricerche, apriamo sempre una bibliografia, Tim Noakes, del governatore centrale, ma non solo, tanti altri fisiologi l'hanno sviluppato. La situazione, chiamiamola pericolosa, di acidità che si sta creando nel nostro organismo in momenti di affaticamento e la percezione dello sforzo, quindi la percezione della fatica, sono visti, sentiti dal nostro cervello come una situazione di ricerca dell'equilibrio. Ricordate l'inizio dell'equilibrio? E quindi cosa succede? Che dice ok, stop, rallentiamo, fermiamoci. Perché? Perché le nostre fibre muscolari non ce la fanno più, sono in situazione pericolosa. Rallentando si riduce la produzione di lattato, quindi idrogeno, e quindi si va a ritrovare una situazione di nuovo equilibrio a livello muscolare. E poi dopo ci sono anche altri meccanismi di attenzione, di anaerobismo legato al lattato ed altro, che il nostro governatore centrale, così lo chiama Noakes, che coinvolge diverse zone del cervello, attua per metterci in sicurezza. E qui la soluzione è l'allenamento e la gestione della fatica nel tempo, adattamenti che non si hanno in poche settimane, ma che si hanno in mesi e anni di allenamento, e che insegnano al nostro cervello a riconoscere le vere situazioni di pericolo. Non è così, ma in realtà è così, e soprattutto a noi anche avere una percezione dello sforzo diversa. Questo è il motivo per cui quando vi dicono, se cercate soprattutto un miglioramento delle prestazioni, che si può fare tutto senza fatica, non è vero, perché bisogna insegnare al nostro cervello a gestire, riconoscere, accettare la fatica. Questo con cosa? Parlando di acido lattico, anche se in maniera impropria, con allenamenti che mi fanno lavorare su quell'aspetto lì, quindi i famosi allenamenti poco sopra, poco sotto o sulla soglia. Qui arriva un quarto aspetto. La soglia non è una linea rossa, sono sopra, sono dentro, sono fuori, ok? Ha un confine nebbioso che più si prolunga l'attività fisica, più in quella stessa attività fisica mi ci avvicino anche se mantengo l'intensità, qui legata alla capacità aerobica, cioè la capacità di... è più legata alla potenza aerobica, alla capacità aerobica, comunque la capacità di correre a una certa intensità importante in soglia, appunto, per più tempo, oppure ci arrivo perché aumento di più l'intensità, quindi il mio carico interno, che poi si traduce in carico esterno. Banalmente il carico interno posso monitorarlo con la frequenza cardiaca, il carico esterno con la velocità, con l'andatura, poi, ovviamente a parità di condizioni di percorso. Quindi la zona, la nostra soglia, in realtà tutti i giorni un pochino potrebbe cambiare, e viene nella stessa seduta, se proprio volessimo essere precisi, ci sono situazioni in evoluzione. Un altro mito da sfatare, e qui ne abbiamo già parlato in un video anni fa, è il dolore dei giorni successivi dell'acido lattico. Assolutamente no, quelli si chiamano DOMS, cioè è un acronimo inglese che indica in italiano dolore in sorgenza ritardata, che sono le conseguenze che avvengono a recupero parziale di microtraumi muscolari che mi porto dietro. Quindi non vi aspettate di andare in giro con sacche di latte, no, da bambino pensavo così io, quando sentivo che avevo l'acido, che mi dicevano che era l'acido lattico, il bruciore alle gambe. Quel bruciore alle gambe che sento durante l'attività fisica è l'ambiente acido nei muscoli, ma quei dolori di indolenzimento dove faccio dopo attività fisica molto intense o nuove attività fisiche mai provate, ho usato muscoli che non avevo mai usato, che in parte è anche vero, perché i muscoli li avete usati tutti più o meno, ma li uso per fare attività diverse, quelli sono microtraumi muscolari in cui la fatica si sente i giorni dopo. E allora perché si parla di livelli di lattato nel sangue se in realtà Brooks dice che sono il miglior carburante o comunque
il lattato rientra nei cicli energetici? Beh, perché per riuscire a capire com'è un ambiente acido all'interno del nostro organismo andiamo a fare una misurazione del lattato, che è quello che riusciamo a misurare in circolo nel sangue, e da lì possiamo desumere in che situazione di affaticamento c'è. Spero di avervi dato un bel po' di informazioni che vi possano tornare utili nei vostri allenamenti. Se avete dubbi o commenti, mi raccomando, scriveteli qui sotto. Se state guardando su YouTube, sono qui sotto, e lasciate un like se vi fa piacere, e soprattutto iscrivetevi al canale, sempre se vi fa piacere. Io vi auguro buone corse, ciao!